history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Ciao a tutti, muniti di pala e secchiello, e si va a prendere la merda nei campi. Un po' di letame maturato, perché faccio l'orto per la prima volta nella mia vita. Eccola lì, abbiamo spottata, gentilmente offerta dai miei vicini. Andiamo a recuperarla, va? Va che bella, una bella macro. Tac, sul letame. Raccattato un bel secchiellone prepotente. Se lo porto a casa. Ieri ho cominciato a preparare il terreno. L'ho fatto veramente minuscolo. Sarà, se va bene, neanche un metro per due. Però è inutile prendersi responsabilità più grandi di quelle che si possono, come dire, poi dopo mantenere. Perché qua poi se non mi piace effettivamente, non cresce niente, le delusioni sono grandi, la fatica pure, anche il tempo dedicato. Quindi adesso allargherò un po' di più il terreno, visto che presupponiamo di piantare 4 zucchine e 6 pomodori, forse lì è così, è ancora troppo piccolo, allargherò verso questa zona qua. Nel frattempo nuvole pazzesche, prevista pure grandine, top, quindi oggi sicuro non okay. Si pianta. Iniziamo questa operazione orto. Dai, per prima cosa prendo la mia bellissima vanga sporca di merda. Proviamo a allargare un po', anche se ho fatto una fatica estrema, perché non avendo i mezzi, quelli veri, a disposizione, non c'ho manco le scarpe antinfortunistiche, un disastro, però in qualche modo bisogna pur fare e incominciare. Qua, per chi ha detto i lavori mi prenderà per un cretino, però dai, è la prima volta, mi metto in gioco, quello che conta, cioè almeno per me. Poi vediamo se ne varrà la pena fare tutta sta fatica o se è una gran cazzata. Sicuramente mi sfoga, mi fa sentire bene, quindi quello è già qualcosa in più. Avevo già ampliato un po', ma sfortunatamente avevo pigliato una radice immensa di un vecchio albero che stava lì. Poi con un bel aratro moderno, una bella trincia, qua era tutto un secondo fare tutto questo procedimento. Cioè mi piace proprio faticare, quasi, no, inutilmente no, però di là l'avevo già mosso, avevo già preparato tutto, andiamo solo a mettere le piantine. Purtroppo è abbastanza tardi, adesso che è già giugno è cominciata la grande, quindi è tardi, infatti ho dovuto comprare le piantine. 15 euro, 8 zucchine, poi 6 pomodorini, ciliegino e 2 piantine di pomodori cuori di bue. Mi hanno detto che è tanto, mi sembrava poco, però non ne so. Vediamo se anche questo sarà un buon investimento economico o se sarà solo per il proprio morale, ogni tanto sfogarsi sulla terra, faticare un po' fisicamente al posto di metterci sempre solo la testa. Intanto torno a fare video. È un po' che tutti mi chiedono, che volevo ricominciare, non l'ho mai fatto. Se avete qualche consiglio, magari gli addetti al lavoro, chi è più esperto, me lo scrivo nei commenti, mi raccomando, che le materie in cui sono ignorante è più che ben accetto, anche in quelle in cui sono un po' più, ho qualche conoscenza in più, sempre ben accetto. Qua con gli attrezzi giusti, in qualsiasi cosa, con gli attrezzi giusti ci metti sempre un sacco di meno e fai un sacco meglio, solo che ovviamente non puoi fare
determinati investimenti se non sai neanche se ti piace, non sai neanche se viene su qualcosa effettivamente o meno. In realtà non saprei neanche che cosa acquistare per agilitare il tutto. Quindi si inizia in piccolo, facendosi il culo. Come tutte le cose, alla fine è così. Il procedimento credo sia da fare abbastanza questo. Sono passati 2 giorni dalle ultime riprese. Finalmente oggi una bella giornata. Posso trapiantare le piantine che ho acquistato. Purtroppo è un po' come barare, però mi introduco in questo mondo proprio a piccoli passi, anche perché sono parecchio in ritardo, quindi seminare non aveva più senso. Eccole qua, stupende, pomodori, abbiamo ciliegino, abbiamo quelle di bue e 2 tipologie di zucchine. Purtroppo l'appezzamento di terreno è veramente piccolo, non so neanche come disporle, adesso farò delle prove, perché comunque le zucchine richiedono più o meno 70 cm l'une dalle altre, pomodori 50, oppure le canne di bambù là dietro. E vediamo, adesso provo a disporle, sperando di farci stare almeno 2-3 zucchine e 6 pomodori. Si dispongono così queste 3 zucchine, pomodori, oppure l'altro senso, però mi sa che le metterò così. Ecco qua 3 zucchine di 2 varietà diverse e i 6 pomodori. E tutto sommato non bellissimo, ma neanche bruttissimo. Dai, soddisfatto, speriamo venga qualcosa. Metto le targhette per fare una foto per ricordarmi cosa ho piantato e dove. E dai, il primo orto della mia vita è finalmente iniziato. Bah, sono abbastanza soddisfatto, anche se molto probabilmente ho sbagliato tutte le distanze tra le piante, quindi spero che venga su qualcosa. Ho aggiunto giusto 2 mattoni per avere un lato estetico, per almeno soffocare le piante vicine. E dai, sono soddisfatto. Nuove creature di cui prendersi cura per sfogarsi anche un po'. Magari se riusciamo a prendere qualche frutti dalla terra, siamo ancora più contenti. E in mezzo alle amarene, vi ringrazio per aver visto il video. È il mio orto a fine stagione. Siamo praticamente l'1 settembre, queste le zucchine che sono proprio andate fuori controllo, pomodorini ce n'è ancora qualcuno, pomodori pochi, quelli cuore di bue. Questa è la raccolta giornaliera, più o meno la quantità è sempre quella, forse erano 2 giorni che non prendevo niente e quindi sono di una grandezza molto più dignitosa. Comunque sono molto contento, alla fine è stata assolutamente una scelta profittevole anche in termini economici.